tutto pronto ad Atri per la manifestazione contro l'ampliamento della discarica di Santa Lucia. Domenica 4 agosto un corteo partirà dalle ore 17 dalla Villa Comunale per invadere tutte le vie del centro storico. Evento organizzato dal Comitato Santa Lucia assieme all'Osservatorio Atriano. Insieme per dire no all'ampliamento di 360.000 metri cubi della discarica di Santa Lucia di Atri ad altri 30 anni di rifiuti per un territorio definito dagli organizzatori del corteo stuprato da 40 anni di discariche che hanno lasciato solo scie di debiti e inquinamento. Faremo questa grande manifestazione che sia di tutta la cittadinanza, sia delle associazioni di categoria, dei sindacati, di tantissime associazioni ambientaliste, il WWF, Italia Nostra, che hanno aderito alla manifestazione del 4, tutto pronto per farci sentire e sensibilizzare per un futuro diverso. Voi ovviamente parlate di un problema soprattutto legato alla sicurezza e all'inquinamento. Sì, parliamo di questo, ma in realtà parliamo anche di futuro, perché oggi quanto mai oggi la politica dovrebbe dare delle risposte diverse al problema della spazzatura. Purtroppo si ritrovano sempre delle soluzioni che sono quelle degli anni 80 e 90. Noi in Abruzzo ci teniamo a dirlo questo con forza, non abbiamo bisogno di ulteriori discariche. Le discariche che abbiamo sono più che sufficienti per il fabbisogno abruzzese, quindi costruirne di nuove è solo una speculazione per un'industria, che è l'industria appunto della spazzatura. Le scelte ora politiche invece che noi chiediamo sono quelle di trovare delle soluzioni tecnologiche diverse e questo lo chiediamo ecco, ai nuovi amministratori, alla nuova classe dirigente regionale. Sperando di trovare con loro una sinergia di intenti che vada a tutelare l'ambiente e la salvaguardia soprattutto per le future generazioni.